Allora, proseguiamo. Artyom, amico mio, ce l'hai fatta. Sì. Sali qua su e riposati. Con fatica ce l'ho fatta. Ok. Aspetta prima di salire. Vediamo, magari qua c'è qualcosa. E invece no, è tutto un imbroglio. Aspetta. Ah no, qui. Ok, e ci abbiamo cosa? Munizioni, kit medico, siamo a posto. Ho anche la vita al massimo, quindi ok, sì, qualcosina c'era. Va bene, Ulmar, vieni qua. Presto arriveremo alla polis. Era ora, eh? Questi non sono i soliti mutanti, sono diversi e di gran lunga peggiori. Paura. Cos'è, un sogno? Siamo deboli. Moriremo. Terrore. Ah sì. Sì, è un sogno. Non posso fare niente. Anche i figli odiati dai loro genitori cercano di amarli e di capirli. Noi vogliamo capirvi e aiutarvi. Noi chi? Soggetto? Non lo mettiamo? Voi? Sì, siamo sicuri? Io me ne vado, scusa. Non puoi nasconderti dal futuro. Non sembra. È difficile descrivere cosa ho provato in quel momento. Ero esausto, certo, ma anche felice. Ce l'avevo fatta. Riferito il messaggio di Hunter, la salvezza della mia stazione di origine dipendeva da altri, più forti e più saggi di me. Il mio compito era concluso. Qualcosa mi dice di no, eh? Ehi, voi al carrello! Fermate il motore! Non vi muovete! Identificatevi! Siamo imperialisti e siamo qui per prendere la vostra stazione! Ullman, sei tu? Per tua fortuna Petrovic non è qui. Lui non ama gli scherzi. Chi c'è con te? Viene dalla frontiera nord. Lo sto scortando dalla stazione nera. Molto bene, passate. Non si direbbe che sti tetri vogliono la pace, eh? Non so, se comandano le creature. È un ed è enorme. Era una stazione, la polis, proprio una stazione ferroviaria. Okay. Bene, andiamo. Capitano. Benvenuto alla polis. Capitano Krasno. Vieni da lontano, giovanotto. Da dove vieni esattamente? Viene dall'Expo. Insomma, vuoi lasciarlo parlare? Senti, capitano, il ragazzo non è mai stato alla polis. Ha passato l'inferno per arrivare qui con un messaggio di Hunter per Miller. Non stargli addosso, eh? Va bene, cambiati, ecco i vestiti. Puoi lasciare qui il tuo equipaggiamento. Va là al sicuro. Lo riavrai splendido, splendente. Riposati un po', Artyom. Io vado a cercare Miller. Spero che non sia fuori in missione. A proposito, Ullman, datti una bella strofinata giù nell'atrio. Lo farò, che scassa palle.
Preferiresti avere dei figli a due teste? Idiota. Ok, possiamo... Oh, un documento. A quanto ricordo, ho sempre sognato di vedere Polis. La vita nel sottosuolo, così ostile e priva di speranza, logora gli uomini e rende selvaggi come bestie. Soltanto Polis ci riavvicina ai grandi popoli del passato, alle nazioni che tenevano in pugno il destino dell'intero pianeta. Polis è l'ultimo rifugio di scienziati, educatori e artisti, tutti eruditi con le altre stazioni hanno che le altre stazioni hanno considerato inutili. È l'ultima roccaforte della cultura e della civiltà. Oltretutto, nel lamento si raccontavano storie, si diceva che avessero luce corrente giorno e notte, proprio come accadeva in un passato che non tornerà più. In effetti, Polis è dimostrata all'altezza di ogni mia più rosa aspettativa, enorme, scintillante, perfettamente pulita, una vera città sotterranea. Le sue quattro stazioni sembrano un tutt'uno, come le sale degli antichi templi che ammiravo nei libri di storia. La sola presenza di queste strutture infonde un'incredibile energia, e il cuore comincia a credere che l'umanità saprà di nuovo rialzarsi. Se nella meta esiste una forza in grado di salvare l'Expo dai tetri, sicuramente si trova qui. Ciao! Ok. Andiamo... Cambiamo, sì. Migliori in tutta la metropolitana. Allora, prendiamo questo. Non hai quel calibro. Troppo tardi. Ok, poi cosa abbiamo? Qua tutto al massimo. Prendiamoli, sì. Non si sa mai. Porca, però adesso 120 è un po' tanto, No, però 63. Compra. Prendine un no, po'. No, va bene così, dai, non esageriamo. Ottimo affare. Ok. Servono munizioni. Venite, guardate, ah, ok, vediamo come possiamo personalizzarla. Questa in infrarossi. Vabbè, il solito mirino. No, no, sto facendo. Ok, la canna. C'è il silenziatore che c'è già. E mirino laser. No, va bene così. Qua siamo a posto. Qui siamo a posto. Vediamo un attimo che armi ha. Il Bivolver, cos'è? Per te. Assemblato da parti di biciclette e tubi metallici con attrezzi più semplici. Questo revolver a pompa è tanto facile da costruire quanto efficiente negli spazi chiusi della metropolitana. Vabbè, un revolver qui. Kalash 2012. Bell'arma. Comprala e non te ne pentirai. All'inizio della terza guerra mondiale, questo è il miglior fucile d'assalto dell'esercito. È molto ricercato, ha la metro le sue ottime caratteristiche. Immagino. No, ma io mi tengo quelle che ho, va benissimo. Mi trovo bene. Come vuoi tu? Okay. Sono Miller. Oh. Dov'è il messaggio di Hunter? Da questa parte. Ok, abbiamo trovato Miller. Capisco. Grazie per averlo portato alla Polis. Sei stato coraggioso. Convocherò una riunione di emergenza. Quando sarai convocato, ci illustrerai la situazione. Tutti i membri del Consiglio sono convocati nella sala del Consiglio. Ripeto, tutti i membri del Consiglio si rechino alla sala del Consiglio. Scorta il ragazzo alla sala del Consiglio. Ok. Vabbè, no. Senti, ma perché vedi sempre come una scuola? Chi devo seguire? Vabbè, qua c'è il bar. Ho dovuto fare. Alla tua salute! Cazzo dici. Ah, già tutti riuniti in un attimo. Beh, veloci. Non capisco come il Consiglio abbia potuto rifiutare di prestare aiuto alla tua stazione. Mi vergogno della loro mancanza di coraggio. Ma la Polis non è tutta la metropolitana. C'è ancora chi ha voglia di battersi contro i tetri. Ascolta attentamente. I Ranger hanno trovato parecchie basi missilistiche in buono stato, vicino alla città. Alcune potrebbero anche essere attivate e lanciare un attacco contro i tetri. Purtroppo i missili dovrebbero essere lanciati dal centro di comando, T6, ma non sappiamo dove si trovi e se sia ancora funzionante. Ma sappiamo dove trovare questa informazione.
C'è un'immensa biblioteca in superficie. È un posto pericoloso, ma contiene un archivio militare segreto. Dobbiamo andarci. Ora ci divideremo per non attirare l'attenzione. Tu salirai da qui. Ho già predisposto tutto. Quando raggiungerai l'entrata della biblioteca, mi troverai ad aspettarti, ok? Ehi, Artyom. Fai attenzione. Un'altra cosa. Al nostro ritorno andremo direttamente alla base Sparta, dove troveremo i miei Ranger. Ok, meno male ho preso i filtrini, allora. Andiamo! Andiamo, andiamo. La decisione del Consiglio fu uno shock per me, ma il piano di Miller mi ridiede la speranza. Ancora una volta, tornai tra le macerie di Mosca per scoprire come raggiungere la D6 e sguinzagliare l'orda dei missili. Ok, adesso la metto un attimo, ogni secondo è buono. No. Ok. Ok. Ah, c'è il sole, strano. Va bene, allora. Ah, ok, era forse... Vabbè, sì, la nostra era danneggiata, la maschera. Questa forse è messa un po' meglio. Bene, mo. Dove vado? Dove vado? Di qua. Un documento. I Ranger chiamano la propria base Sparta e loro stessi, non senza della malcelata ironia, spartani. E si adattano perfettamente al ruolo, piuttosto che la resa preferiscono la morte e si contano in schiere ridotte come i loro illustri predecessori. Sono guerrieri esperti e dotati ciascuno della forza di 10 soldati, ma non hanno i numeri per combattere una vera guerra e opporsi alla legione dei Tetri. Per questo il piano di Miller è la nostra unica speranza. Trovare una piattaforma missilistica ancora in funzione, dare fondo all'arsenale e ridurre in cenere il nido dei Tetri. Se riusciamo nell'impresa, ridurremo al minimo le perdite, salveremo la mia stazione e con essa tutta la metro. Sembra il piano perfetto, ma non mi sento tranquillo. Ho come l'impressione di scorgere una falla. C'è qualcosa che non va, non riesco a liberarmi della sensazione che stiamo commettendo un errore. Eh sì, anche io questa sensazione, mi sembra tutto troppo bello, veramente. Ma vabbè. Eh già, qua ci sono gli animaletti qui. Sa che devo andare di qua, Ok. Occhio. Ecco che arriva. Ecco che arrivano. Ok. Centrato in pieno. Guarda, meglio farli fuori tutti adesso. Poi magari dopo sbucano da ogni dove. Sentito un rumore. Cavolo, quello non muore. C'è un demone. Ok. C'è un demone, attenzione. Non riesco a nascondermi da quello. Guardalo. Oh, corriamo, corriamo. No, no, no. Mi ha preso, no. Aia. Ok. Curiamoci, curiamoci. No. Allora, se non si può andare in acqua. Ok, mettetela una barriera invisibile. Voglio dire, cioè, uno nella foga di scappare.
Poi non riesco neanche a sfuggirgli, magari. Aspetta, pochi colpi, di quest'arma. Sento le ali, ma non lo vedo più. Occhio che adesso arrivano. Uno, due. Lo stiamo andando via. C'è qualcun altro che spara? Il piede. Dove devo andare? Io continuo ad andare di qua. Wow, wow, wow. Madonna, in piena fronte. Cavolo. Forse di qua. No, non mi fa andare sulla macchina. Beh, forse la biblioteca è questa, non vorrei dire, ma forse. Ma non mi fa andare. Olè, al volo. E muori, minchia, quanti ci vuole. Aspetta, No, qua è... Ah, qua, qua. Ok. Dove? Ah, è il demone di prima, bastardo. Curiamoci. Entriamo? Si può entrare? No, è troppo semplice. Un'entrata. Occhio. Qui? No. Che strada devo fare? Abbiamo compagnia. Ok. Madò, sono troppi. Sono troppi. Oh. Cioè. Ah, forse. No, radiazioni. Oddio. Pensavo che c'era un passaggio. Oddio, oddio. Aia, vabbè. Beh, ricomincio da qua tanto, mi pare. Esatto. No, sto cercando di capire. Ok. Pensavo fosse questa l'entrata, invece è troppo semplice. Allora, qua c'è uno, un kit medico, prendiamolo. Ok, anzi due kit medici, vabbè. Vediamo, un passaggio. Non saprei. Aha, qua c'era un altro kit medico e dei filtrini, perfetto. Forse devo resistere un po'. Aia. Cioè devo resistere, non so. Perché qua è un'altra via, non penso. È tutto rotto, tutto. Sembra proprio un'arena questa, a dire la verità. Infatti mi sa che arriva gente. Aiuto. Aiuto. Cavolo. Dai, non l'ho preso bene. Aiuto. Oh, oh, oh. Oh. Ok. 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 Fide, è meglio la pistola quasi quasi. Però pochi colpi. Qui ce n'è un altro.
Ah, ecco. Chi è? Chi sei? Grazie, dammi una mano, va. Non so, qua tutti che mi conoscono. Oh, rinforzi. Ah sì, ok, cambiamo. Ok. Sto vicino a voi, ragazzi. Ok. Dov'è? Eccolo. Morto. Ok. Aia, chi è? Chi è? Oh, 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 così all'improvviso. Ah. Ok. O sono molto vicino, o non è che... Ok. Dai, dai. Quanti ce ne sono? Cavolo. Aia, sono finito sul fuoco. Ok. Artyom, finalmente sei qui. Bene, eravamo preoccupati. Ti ricordi cosa devi fare? Dobbiamo raggiungere gli archivi militari sotto la biblioteca principale. Possiamo arrivarci dalla sala di lettura principale. Bene, abbiamo finito di congelarci qui. Andiamo. Andiamo però. Prima che ne arrivino altri. Adesso scommetto che si apre la porta. Ma guarda te. Cioè non potevo aprirla io da solo, no, eh. Dovevo aspettare questi due, vabbè. Andiamo. Andiamo ragazzi. Qua serve ancora la maschera. Vediamo. Noi controlliamo la sala con Artyom. Forse sì. Va bene, la rimetto. Bene, sembra tutto tranquillo. Parli di demoni, forse? Artyom, arriva! Venite qui, presto! Bloccate quelle porte! Arrivo! Ma io non posso sparare? Non potevo sparare, ero già pronto. C'è la porta! Trova il modo di aprirla! Non possiamo trattenerli a lungo! Sì. Ehi, secondo te vogliono mangiare? No? Aspetta. È chiusa. Aspetta. Ma, oh, ma questi si muovono. Ma che schifo. Cos'è sto schifo? Mo? Mo, che schifo. Fa troppo schifo. Questa lingua. Cos'è? Ah, ok. Insomma. Aspetta. Non possiamo ucciderlo e basta? Cioè, ne ho uccisi io due da solo, voglio dire. Aia. Ah. Scommetto che è questa. No. Qua. Oh, madò, che spavento! Maledetto animale! Non ti avevo visto. Schifoso. Possiamo passare, no? Ok.
così. Ma si sfonda? Non credo. Sono finito qui dentro, ma non c'è un passaggio. L'unico passaggio è sta porta, ma non si sfonda. Si può risalire volendo. Sembra di sì, ma invece no. Che cavolo, è un vicolo cieco questo, sembrerebbe. Voglia. Se... E basta, roba schifosa. Ah, yeah. Sì, tanto quei due resistono per sempre, ve lo dico io, finché non trovo il modo di... Oh, qua è tutto così. Cioè, voglio dire... Oh. Qui c'è sta pianta schifosa. Ma... Cioè, non so... Ah, ok. La porta è aperta, però adesso dovete liberarmi. Ah, ok. Se tutto questo serviva per fare sta roba, va bene. Mi liberate? Scusate. Dove credi di andare? Penseremo a te sulla strada del ritorno. È uno scherzo. Ah, simpatico. Un attimo di ritardo e quelle bestie ci avrebbero squartato. Bel lavoro, Artyom. Cosa? Aspetta. Non muore? Beh, sarà morto, secondo me. Secondo me è morto, meno male. Va. Dai, apriamo. Chiusa. Artyom, controlla le stanze laterali. Forse scopri come si apre. Ti stai comportando bene. Qui no. Ah, bene, bene. Neuroni e sinapsi. Sistemi nervosi. Oddio. Qui non... Ah, ok, questo si può rompere. Occhio che è uscito di qua. Sembra... Non c'è niente che la blocchi. Cosa, ci vuole una chiave? Mascherine, ok. No, troppo facile. Qui è chiusa. No, mi sembra sia bloccata, mi sembra proprio chiusa. Boh. Ah, lui? Magari no. Ah, ok. Non me l'ho guardato in alto. Sì, ma devo fare tutto io come al solito, però, eh.
andiamo. Dai su, che il tempo stringe. Non dura per sempre il mio filtro, eh. Ansimando. Santo cielo! Sei letto qualcosa in proposito nei libri dei santi. Doveva essere una meraviglia, un tempo. Bibliotecario! Bibliotecario? Ascolta, Artyom. I bibliotecari sono tra le creature più pericolose da queste parti. Guardate le spalle! Sì. Ci sono pure i demoni. Caracca. Ok, l'ha mollato, ma è vivo? È ferito forse? Caracca. Artyom. È ancora vivo, Artyom. Devo portarlo alla polis. Dovrai trovare la mappa da solo. Ecco le piantine. L'entrata dell'archivio militare è al primo piano della biblioteca e la puoi raggiungere dalla porta che ha imboccato il bibliotecario. Non c'è molto tempo. È quasi l'alba. Vai ora e ricorda quello che ti ho detto a proposito delle bestie. Cercherò di tornare il più presto possibile. Com'è quasi l'alba? Cioè, c'è il sole, è l'alba. Al limite. Ma non mi sembra neanche l'alba. Sarà mattina. Non lo so. Ha un tempo tutto suo, si vede. Quindi devo andare di qua, va bene. Oh, ancora ste bestie. Aspetta. La K, no, non mi serve. Anyway. Ehi, quanti colpi ho? Vediamo, aspetta. Ehi. Ah beh, comunque ne ho tanti. Meno di prima, ma ne ho tanti. Schifo. Ero di nuovo solo. E presto avrei guardato la paura in faccia. Letteralmente. Vediamo sto bibliotecario com'è. Eccolo. Facciamo un bell'attacco a sorpresa.